Cari amici, ma vi rendete conto di cosa tocca sentire in nome della libertà di espressione? Cioè, c'è chi usa la libertà di espressione come arma semplicemente per tappare la bocca a chi la pensa diversamente. Ieri si è svolto la prima giornata dell'incontro a Verona in favore della famiglia tradizionale. Non è successo niente di particolare, c'è stata la distribuzione di alcuni gadget da parte di gruppi minoritari, effettivamente discutibili, di gusto discutibile, ma noi non dobbiamo perdere di vista che cosa è successo in queste settimane, in cui noi abbiamo assistito a un attacco preventivo contro questa manifestazione, i cui contenuti si possono condividere o meno. Personalmente sono un credente, personalmente non ho niente però contro le unioni omosessuali, ma questo non ha importanza perché in realtà i critici di questa manifestazione ritengono che queste persone non abbiano il diritto di esprimere la propria opinione. I critici di questa, molti critici di questa manifestazione vorrebbero andare là e spegnergli il microfono. Ma perché spegnergli il microfono? Perché questa manifestazione sarebbe contro la libertà. Ma ragazzi, ma che libertà volete se non lasciate parlare gli altri? Statevene zitti almeno per 2 o 3 giorni. Quando poi la manifestazione sarà finita, la criticherete sui contenuti, ma lasciateli parlare.